È stata riaperta nella giornata di ieri la casa di Leonardo Sciascia a Ragalmuto, dove sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione esterna finanziati dall'associazione The Sicilian Society of Hamilton Inc., una comunità ragalmutese che vive a Hamilton, paese gemellato con quello dello scrittore. A presenziare alla nuova inaugurazione, oltre agli italo-canadesi Charles Griminisi e Gio Grimaldi, anche il presidente della regione siciliana Nello Musumeci e il presidente della strada degli scrittori Felice Cavallaro, oltre a Pippo Di Falco, il cittadino ragalmutese che qualche anno fa ha deciso di acquistare la casa dello scrittore per farne un museo-biblioteca animato dalla sua passione per i libri. Adesso la casa è una delle mete principali dei visitatori di Ragalmuto e con la nuova facciata che ha ripreso lo stile del quartiere senza alterare quella originale è pronta ad accogliere nuovi appassionati. Egli ha interpretato il pessimismo di una Sicilia che conosceva fra le pieghe della rassegnazione, della sofferenza, del sacrificio. Io credo che oggi si stia realizzando a Ragalmuto una iniziativa di grande significato, soprattutto perché sostenuta dai cittadini emigrati. Quindi un valore legato anche al radicamento e al significato della identità.